42 minuti e 30 secondi. Thank you.
un evento di cui io penso la comunità abbia bisogno, soprattutto in un momento come questo, a distanza di 2 anni che non siamo riusciti a farlo perché col Covid non potevamo fare. Militare, ma ottiene gli stessi risultati, anzi ne ottiene dei migliori lavorando come operaio, e la vita ti ha dato una grande mano. Abbiamo saputo dei tuoi exploit 2 ore 10 in maratona che ti hanno consentito di andare a Tokyo. Quali sono i tuoi prossimi appuntamenti? Abbiamo visto che ti sei allenato qui questa mattina. Sì, intanto ciao a tutti, è un piacere, ti ringrazio intanto di avermi invitato, è sempre un piacere stare in mezzo a voi. E niente, oggi ho fatto una passeggiata, ho accompagnato un mio amico e ho voluto insomma essere presente e fare un giro qua. I prossimi appuntamenti, sto preparando la maratona l'anno prossimo, verso febbraio-marzo dell'anno prossimo, per ottenere il minimo per il mondiale, poi che consente anche il passaggio per le Olimpiadi di Parigi del 2024, speriamo che vada tutto bene. Quest'anno ho corso bene, ho corso forte, grazie alla mia società, all'azienda per cui lavoro. Purtroppo ho avuto infortunio a ridosso della maratona europea, ero secondo convocato tra i sei più forti in Italia, e dopo mi sono fatto male, ho avuto un infortunio di secondo grado sulla coscia destra e ho dovuto rinunciare all'europeo assieme a Fagnelli. Mi è dispiaciuto tantissimo dopo 7 mesi di lavoro, di allenamenti, però fa parte del gioco e non ho voluto mollare. Adesso testa l'anno prossimo, sono ripartito, sono 2 mesi che mi sto preparando, sto bene, e l'obiettivo intanto è correre la mezza maratona quest'anno, correre forte come in marzo. Ho fatto il mio personale, ho fatto 61 a Roma Ostia. Speriamo di migliorarlo, non è facile perché anch'io non sono più giovanissimo. Infatti volevo dire anche questo, è bello pensare alle future Olimpiadi, però possiamo dire che avrai già 40 anni anche. Certo, io sono dell'82, non mi nascondo, però io corro, cioè ho cominciato a correre a 28 anni insomma, e quindi sono giovane atleticamente, però non è facile, però insomma mi mantengo, cerco di allenarmi bene, e soprattutto tutto ciò grazie alla mia società Minerva, all'azienda, alla Fornovo Gas, il mio datore di lavoro che è Reggiano, il dottor Bauzzoni che mi sta dando una mano e mi ha dato l'aspettativa, lo ringrazierò sempre, e insomma ringrazio insomma tutte le società per cui ho corso, a Parma e a Reggio, e insomma grazie a tutti. Benissimo, grazie, grazie a te intanto di essere venuto qui, complimenti. In pista quali sono i tuoi limiti abbattuti quest'anno? Mi sono fatto 3.48 nei 1500 e 14.22 nei 5000, insomma, sono rimasto contento perché volevo abbatterla il muro dei 3.50 e sono riuscito. Perfetto, beh, uno che fa 3.48 sul 1500, insomma, ecco, correre in poco meno di 33 minuti non hai fatto...